L'Inter ha chiuso per Sensi, il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto. Buongiorno ragazzi, sono Simonsigno Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questo colpo nell'azzurro. Però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e se volete anche un'iscrizione su Instagram Simonsigno_giallorosso. Qualche settimana fa, più o meno quando si era concretizzato il sorpasso dell'Inter sul Milan per il centrocampista italiano, dissi che per me 25 milioni sarebbero stati troppi per comprarlo, ma oggi, conoscendo la formula e conoscendo anche i prezzi definitivi, posso dire che l'Inter ha fatto un affare. Perché? Per chi non sapesse ancora le cifre, Sensi va all'Inter per 5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20. Innanzitutto l'Inter si terrà un ottimo centrocampista che per me può fare il titolare qualora non dovesse venire nessun altro, perché se dovesse venire Vidal o Barella ovviamente verrebbe scavalcato nelle gerarchie da quest'ultimo. Mentre se l'Inter dovesse fermare il mercato a centrocampo in questo modo, per me Sensi può fare tranquillamente il titolare. Te lo tieni per un anno pagando 5 milioni. Se va male, poi hai speso 5 milioni e hai avuto un centrocampista per un anno, una valida alternativa. Se va bene, invece, spendi altri 20 milioni, che in rapporto appunto alle sue prestazioni ipotetiche e all'età sarebbero anche pochi. Quindi ragazzi, per me è un ottimo affare. La formula rispecchia un po' quella dell'affare Politano, anch'esso venuto dal Sassuolo all'Inter. Ragazzi, sì, sarebbe un buon colpo qualora venisse riscattato, ma anche qualora non venisse riscattato, attenzione. Il Milan per me ha fatto male a lasciarlo andare. Con questa formula i rossoneri avrebbero potuto chiudere, anche perché non chiede tantissimo di ingaggio, quindi questo sarebbe anche stato un punto a favore del Milan. E anche se fosse venuto Ceballos, come adesso sembra, il Milan avrebbe potuto prendere lo stesso Sensi, avendo un giocatore in più in mezzo al campo, dato che Bakayoko è andato via, Biglia potrebbe essere inserito nell'operazione Veretout e quindi andrebbe via un altro centrocampista, un altro mediano per l'esattezza. Il Milan ha fatto male a lasciarlo andare, poi vedremo se il tempo darà ragione a me o darà ragione ai dirigenti rossoneri. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.